Allora, buongiorno a tutti. Conferenza stampa di presentazione dei calciatori arrivati durante la sessione di mercato invernale. Con noi il direttore sportivo Claudio Chiellini, che poi alla fine sarà a disposizione per le vostre domande. Iniziamo con i calciatori, con i primi due calciatori, Cristian Sussi e Emanuele Zuelli, che avete già avuto modo di conoscere. Io partirei con i due ragazzi, se volete un saluto o una mini presentazione per chi, come detto, già, vi hanno già visto, l'hanno conosciuto, però ecco, una piccola introduzione per poi dare le domande. Prego, Cristian. Ciao a tutti. Cristian Sussi. Ciao a tutti, e io in primis volevo ringraziare la società, il mister e il direttore per avermi dato l'opportunità di poter tornare qua. Sì, per Cristian è un ritorno, perché abbiamo tesserato Cristian lo scorso anno, dopo un anno in prestito alla Paganese, in cui purtroppo dopo un buon inizio si è infortunato, si è rotto il crociato, quindi ne è seguita l'operazione, il lungo recupero. Quest'estate ha fatto la preparazione con noi prima di andare in prestito al Fiorenzuola, ha avuto un ottimo impatto nella prima parte di stagione, è un esterno, un terzino che può giocare sia a destra che a sinistra, e sono sicuro che ci sarà utile nella seconda parte di stagione. Emanuele Zuelli. Ciao a tutti, niente, volevo ringraziare anch'io la società per appunto avermi dato questa grandissima occasione di venire qui al Pisa, che è una grande società, e niente, grazie mille. Ma Emanuele lo conosciamo perché ha giocato anche contro il Pisa anni fa quando era al Chievo, è un ragazzo giovane ma ancora con una grande esperienza nei professionisti, è già la quarta stagione nei professionisti, quindi dopo due stagioni al Chievo e una stagione e mezzo alla Juventus Under 23, pensiamo che sia un giocatore che ci possa aiutare, un giocatore giovane, un giocatore che abbina qualità a quantità e che può, con le sue caratteristiche, con riuscire a giocare con tutti gli altri del nostro centrocampo, quindi gli diamo anche lui un grande benvenuto. Entrambi i ragazzi hanno più anni di contratto con noi, questo dimostra ancora di più come il Pisa voglia investire e ci tenga a farlo con i giovani. Titolo definitivo? Titolo definitivo, sì. E 2 anni e mezzo di contratto. Ci sono domande? Se... Sì. Aldo Gaggini, cominciamo con le domande. Aldo Gaggini, Corriere dello Sport. Dunque, chiederei a Zuelli se ci racconta un po' meglio le sue caratteristiche, come giocava nella Juventus Under 23 e come giocava nel Chievo. La posizione in campo e il modo di interpretare la partita. Grazie. Allora, io sia al Chievo che alla Juve ho giocato con diversi moduli, quindi ho provato, diciamo, tutti i ruoli del centrocampo, cioè mediano a 3, mezzo alla sinistra, mezzo alla destra, mediano a 2, quindi diciamo che l'ho provato un po' tutti. Mi sono trovato bene in tutti, penso, questi ruoli, e per quanto riguarda le partite penso di dare sempre il massimo e di cercare di aiutare al massimo la mia squadra. E niente. Prego, Andrea Chiavacci, tutti e due, qual è stato, insomma, l'impatto con la squadra, e per te che sei tornato, insomma, che emozione provato, e un po' anche quello che diceva il direttore, come è stata un po' l'esperienza anche l'ultima di Fiorenzuola soprattutto. No, ma con il gruppo e la squadra, è un grandissimo gruppo che già alcuni già li conoscevo perché ho fatto il ritiro sia un pezzo quest'anno che quello di 2 anni fa, e per quanto riguarda l'esperienza Fiorenzuola è un'ottima società e mi sono trovato molto bene là. Prego, Emanuele. Io invece appena ho saputo che appunto il Pisa voleva appunto prendermi e darmi questa grandissima occasione, sono stato subito felice, perché appunto avevo visto già le partite dell'anno scorso, appunto che sono arrivati anche fino in finale dei playoff, quindi per me è un grande onore essere qui, e la squadra già dal primo giorno ha cercato subito di mettermi benissimo nel gruppo, perché sono appunto delle grandi persone, da quello che ho visto fino ad ora mi sto trovando bene. Michele Bufalino, La Nazione. Ecco, io volevo sapere un paio di cose
da entrambi. Ecco, a Sussi volevo chiedere insomma un pochino com'era stato gestito questo insomma tuo ritorno, perché comunque insomma devi sostituire un altro ragazzo di buona prospettiva come Jureskin. Ecco, come è arrivata questa, e come l'hai presa, insomma, quanto è arrivata poi la telefonata fondamentalmente. E invece Azzurri volevo chiedere quest'altra cosa, ecco, D'Angelo come ti sta un po' impiegando, al di là dei ruoli in cui tu ti trovi, dove mai che hai descritto, insomma, dove pensi che potrebbe essere in questo momento il posto dove c'è più bisogno di te? Partiamo da Cristian. Ma per quanto riguarda l'emozione del ritorno qua, penso che non ci sia neanche da spiegarlo, e più che altro perché è successo tutto all'ultimo giorno, e visto che era l'ultimo giorno, l'ultimo mio pensiero era quello che potesse arrivare la chiamata di tornare qua, questo. Interrompo io, così faccio anche un po' di chiarezza. In verità l'idea di far tornare Cristian è nata qualche giorno prima, perché avevamo la necessità di dare più spazio a Jureskin, che penso che sia un giocatore che avrà un futuro importante e che nelle poche partite che è riuscito a giocare con noi l'ha dimostrato. Purtroppo, avendo Beruato in questo momento davanti nelle scelte, era difficile per lui giocare con continuità. È un giocatore che fa parte della Croazia Under 21, avranno gli europei a giugno, quindi necessitava anche lui di avere più spazio. Il Benevento, spostando Masciangelo che è andato al Palermo, necessitava di un esterno sinistro, ci ha fatto la richiesta di Jureskin, e la nostra prima e unica scelta a quel punto è stata di richiamare Cristian, che come ho detto prima è un esterno destro che però può giocare anche a sinistra. Stessa cosa anche di Esteves, quindi ci riteniamo completi in entrambe le posizioni. Emanuele. Il mister mi sta impiegando un po' come mediano, un po' come mezzala, anche nell'amichevole che abbiamo fatto mercoledì, mi ha impiegato come mezzala, mi sono trovato bene sia con i compagni che con appunto diciamo i meccanismi di gioco della squadra, e niente, penso che posso dare una mano alla squadra come loro possono darla a me, insegnandomi tanto. E niente, il mister mi sta dando fiducia, mi parla, quindi sono contento. Sono Massimo Corsini, Punto Radio. Per Emanuele Zuelli, se conoscevi già qualcuno dei tuoi attuali compagni, e poi insomma hai parlato dell'entusiasmo nel momento in cui c'è stato l'interesse del Pisa, ma se ti sei consultato anche con qualcuno e ti ha detto sì, vai a Pisa perché ci si sta bene, ecco. Sì, allora io in particolare in squadre, nella rosa che c'è adesso, avevo incrociato, però non direttamente in squadra, Federico Barba. Io ero in primavera al Chievo, lui invece era in prima squadra, e appena sono arrivato mi fa sei cresciuto, così tipo simpatico, quindi mi ha fatto piacere. E poi mi ha scritto anche Leverb, che era qui l'anno scorso, il difensore, che appena ha letto la notizia mi ha subito scritto esatto, sì. E mi ha subito scritto: grande, lì stai veramente bene, e quindi mi ha subito dato una bella impressione anche solo il messaggio che mi ha scritto. Bene. Paolo Sardelli, Punto Radio. Sì, una domanda per tutti e due. Siete giovani, siete venuti a Pisa consapevoli che magari almeno inizialmente avete davanti giocatori importanti, in Serie C invece giocavate, la vedete in ogni caso come una crescita personale importante il fatto di essere venuti a Pisa magari giocando un po' meno rispetto a quanto giocavate fino ad ora in Serie C? Partiamo con Cristian e poi Emanuele. Sì, per quanto riguarda me, io più che altro la vedo come una sfida, e sono tornato qua per dare il massimo e per cercare di ritagliarmi il mio spazio. Io invece penso che sono venuto qua appunto per giocarmi le mie carte tranquillamente, dando il massimo, e penso che la squadra, io sono venuto qua anche per imparare tanto da gente più grande, più esperta, da gente che ha già fatto questo campionato da tanti anni, e la prendo anch'io come una grande sfida. Sono contento, e anche perché hanno dei grandi obiettivi e penso che possiamo raggiungerne tanti. Una delle ultime conferenze stampa di Allegri ti ha citato
quindi dice abbiamo ceduto Zuelli. Ecco, come ti considerava Allegri? Perché cioè, te alla prima squadra ci sei stato intorno alla prima squadra. Prima di rispondere considera che il Livornese è il primo. No, io vivo Allegri. No, allora Max Allegri, il punto, mi ci sono allenato tantissimo tra quest'anno, questi 6 mesi che ho fatto alla Juve e l'anno prima. E mi ha portato anche in panchina contro il Sassuolo, mi ha portato a Londra contro l'Arsenal, quindi lo devo ringraziare veramente tanto perché anche lui mi ha insegnato tantissimo, è un grande allenatore e ringrazio appunto la Juventus per avermi dato quello che io adesso ho assunto e sono consapevole anche di aver imparato, quindi li ringrazio veramente tantissimo.